non posso poi affatto credere e quindi dispensarti dal meditare solo perché a te sembra di non ricavarne nulla. Il sacro dono dell'orazione, mia buona figliola, sta posto nella mano destra del Salvatore, ed a misura che tu sarai vuota di te stessa, cioè dell'amore del corpo e della tua propria volontà, e che ti andrai ben radicando nella santa umiltà, il Signore lo andrà comunicando al tuo cuore. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi. Ancora Padre Pio viene a bussare alla nostra porta con un pensiero che ci incoraggia, ci sostiene, ci illumina, frutto della sua esperienza, della sua vivenza personale. Ecco, Padre Pio si rivolge a una figlia spirituale, la quale all'inizio di questo esercizio della meditazione si trova scoraggiata, avvilita, perché evidentemente trova difficoltà, aridità. Ecco, le sembra di star perdendo il tempo, ha voglia di mollare tutto, ecco, di occuparsi di altre cose che forse appaiono più utili. Padre Pio invece le dice: io non ti posso dispensare da questo esercizio così necessario alla vita cristiana. Ecco, questo dono dell'orazione è posto, dice Padre Pio, nella mano destra del Salvatore, ed egli la dà, ecco, a misura che tu sarai vuota di te stessa, cioè dell'amore del corpo e della tua volontà, e che ti andrai ben radicando nella santa umiltà. E allora il Signore lo comunicherà anche a te. Questo è il consiglio di Padre Pio, quanto mai importante. È difficile, se non impossibile, entrare, ecco, nella comunione con Dio se non riusciamo a svuotarci di noi stessi, del nostro io, che molte volte, ecco, inquina il nostro rapporto con il Signore, oltre che il nostro rapporto con il prossimo. Se non riusciamo a radicarci profondamente nell'umiltà, quella consapevolezza di essere poveri, di essere nulla dinanzi agli occhi di Dio. Nella misura in cui il nostro cuore si svuota di noi stessi, dei nostri affetti, dei nostri attaccamenti, del nostro orgoglio, della nostra superbia, del nostro amor proprio, allora nella misura in cui siamo vuoti di tutto questo, il Signore ci riempirà con il dono di se stesso, con il dono dell'orazione. Dunque, di fronte alla fatica e alle difficoltà che questa attività della meditazione, così necessaria alla vita spirituale, può presentare, Padre Pio dice: io non ti posso dispensare dallo sforzo, devi perseverare, ti devi impegnare, non ti devi arrendere di fronte ai primi insuccessi, devi perseverare. Man mano che crescerai nell'umiltà e nello svuotamento interiore, il Signore ti riempirà, ecco, del dono dell'orazione, e allora, ecco, davvero ti accorgerai di non poterne fare a meno. Un consiglio quanto mai utile per tutti noi: non possiamo riempire un recipiente che è già pieno di un altro liquido. Prima di poterlo riempire, occorre svuotarlo. Così avviene con il nostro cuore, con la nostra anima. Se vogliamo che Dio ci riempia di se stesso, dobbiamo liberarci da tutto quello che, ecco, ci rende schiavi di noi stessi e non ci permette di accogliere il dono della parola. Pace e bene a tutti.